Allora, buongiorno a tutti. Oggi con noi abbiamo il professor Guido Franzinetti che insegna storia dei territori europei all'Università del Piemonte Orientale e anche storia moderna e contemporanea. Con lui avevamo in mente di fare il punto sulla vita di uno storico importante, comunque conosciuto anche in Italia, uno storico britannico, Eric Hobsbawm. E diciamo, l'occasione è data dall'uscita in Gran Bretagna di una monumentale biografia scritta da questo storico che si chiama Richard Evans sulla vita di Eric Hobsbawm. Ecco, professore, intanto buongiorno. Vogliamo cominciare col ricordare perché Hobsbawm è così conosciuto anche in Italia? Allora, Hobsbawm è uno storico che ha avuto successo essenzialmente come grande divulgatore storico, ma sottolineo che per divulgatore intendo alta divulgazione, non divulgazione di basso livello. E in realtà i suoi libri di storia, come dire, di impianto più tradizionale, monografia, eccetera, non sono stati così importanti e comunque non sono stati recepiti particolarmente bene. Infatti in Italia i suoi libri sono stati principalmente pubblicati dalla Terza, piuttosto che non da Einaudi. Quindi è questo aspetto di grande divulgatore che essenzialmente lo ha caratterizzato in tutto il mondo e anche in Italia. E se dovessimo fare un pochino brevemente, perché il testo si intrattiene addirittura sulle abitudini della vita privata, ma le tappe essenziali della sua formazione quali sono state? Allora, va chiarito che Hobsbawm non è un rifugiato ebreo mitteleuropeo come molti pensano. Hobsbawm nasce da un padre inglese di origine ebraica est-europea, ma comunque inglese a pieno titolo, e da una madre austriaca. Questo è importante perché nel corso degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, Hobsbawm andrà a vivere prima a Vienna e poi a Berlino. E questo è certamente uno dei momenti più importanti della sua vita, perché Hobsbawm è a Berlino proprio nel momento in cui i nazisti prendono il potere. Hobsbawm, che a quel punto lì era già orfano di padre e di madre, riesce ad andare in Inghilterra, quindi non come rifugiato, bensì come normalissimo cittadino britannico. Quindi questo è il punto di partenza. Secondo punto, quando arriva in Inghilterra, ovviamente riprende le scuole inglesi e poi andrà all'università di Cambridge e bene o male, imbastisce una carriera da accademico nel corso della guerra e subito dopo. La fortuna di Hobsbawm è quella di essere riuscito a inserirsi come accademico subito prima dell'inizio della guerra fredda, anche se questo vorrà dire che lui per 10 anni farà sostanzialmente una gavetta, sostanzialmente la sua carriera sarà bloccata per tutto un decennio. Dopodiché, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, lui inizia la parte più importante della sua carriera accademica, ma anche come scrittore, con una serie di volumi di quello che potrebbe essere chiamato il lungo secolo XIX, che copriranno questo periodo. L'ultimo volume di cui parleremo poi è Il secolo breve, ma questo è un caso a sé stante. Se diciamo, adesso abbiamo fatto riferimento al ritardo della sua carriera, e questo ci porta, diciamo, all'altra domanda che si fa quando si parla di Eric Hobsbawm, cioè anche perché sono usciti degli articoli anche sui giornali italiani sul fatto che lui, in quanto marxista, quindi avente delle posizioni politiche che nell'Inghilterra della guerra fredda, insomma, non erano propriamente, diciamo, il laburismo riformista,
avrebbe, intanto sarebbe stato attenzionato dal servizio di sicurezza britannico e poi avrebbe avuto appunto questo ritardo nella sua carriera proprio in quanto comunista, in sostanza, in comunista inglese, ecco, che è una cosa che fa un po' effetto. Certo, sì, avrei dovuto accennare prima, quando lui è a Berlino, lui aderisce alla gioventù comunista del Partito Comunista tedesco, in un momento particolarmente drammatico e anche pericoloso. Quando lui arriva in Inghilterra, lui aderisce ovviamente al Partito Comunista Britannico, che però è una formazione politica molto meno significativa del Partito Comunista Tedesco negli anni d'oro e poi degli altri partiti comunisti francese e italiano. Quindi lui aderisce a una formazione politica molto minoritaria e che in fondo, come dire, è per lui un'esperienza frustrante, perché sia è un partito piccolo e debole, sia è un partito che non è particolarmente entusiasta degli intellettuali, a differenza del Partito Comunista Italiano, sì, in una qualche misura quello francese. E questo, come dire, lo condizionerà e condizionerà, come dire, tutta la sua esperienza politica e intellettuale. Sì, tendenzialmente, diciamo, in Italia si guarda all'esperienza dei partiti comunisti di altri paesi avendo in testa l'esperienza del Partito Comunista Italiano, che ha avuto una penetrazione notevole presso i gruppi intellettuali, ma nel mondo anglosassone non era così, no? Ho letto una sua recensione appunto alla biografia su Hobsbawm, che spiegava appunto come i comunisti in Inghilterra fossero un partito, diciamo, tra virgolette, operaio nel vero senso della parola, mentre invece non si può dire la stessa cosa, per esempio, dell'Italia o anche della Francia, proprio per questo ruolo importante degli intellettuali. Veniamo al Secolo Breve, che forse è il libro sul Novecento, su questo Novecento breve, questa è la sua tesi, che lo ha lanciato, che è del 94, dico bene. Sì, 94. Ed è diventato famosissimo anche in Italia, anche se ci sono c'è un suo bellissimo intervento, tra l'altro, che si può scaricare anche dalla rete, di una serata anniversario su Marx con Lucio Colletti e Giacomo Marramao, dove rispetto agli altri personaggi viene fuori un po' la sua natura. Lui dice appunto che alcune questioni sul marxismo gli appaiono noiosissime, che a lui del marxismo e di Marx interessa un po' il messaggio filosofico, non le questioni economiche, dirimenti, la teoria del valore lavoro, che però trasmette un po' questa immagine, almeno così da quel brano appare un'immagine un po' diversa del comunista ortodosso, certo, per quanto in realtà forse... Sì, ma... Torniamo un attimo al Secolo Breve. Poi al Secolo Breve, sì. Ecco, mi spiego. Il punto primo è la data in cui appare questo libro. Questo è un libro che viene commissionato attorno al 1988, prima della fine della Guerra Fredda. Hobsbawm è già anziano, l'editore è preoccupato che lui muoia prima di finire il libro. Ecco, quindi è un libro che lui scrive quasi come se fosse un testamento. Non solo. I tempi di scrittura fanno sì che il libro sia pronto all'indomani della fine della Guerra Fredda, all'indomani della fine dell'Unione Sovietica, e quindi, come dire, è come se sembrasse una specie di libro istantaneo, un instant book del Secolo Breve, per l'appunto. Certo. Questo non è vero, è stato un incidente di percorso, però l'effetto è quello. Molto quindi, fortunato, come un libro, esatto, fortunato. Diciamo. Sì, esatto, questo direi che spiega in parte, non esclusivamente. Secondo, il fatto che lui è un grande scrittore, è un grande divulgatore, questo va sempre riconosciuto, non ci sono discussioni su quello, anche da parte dei suoi oppositori di destra in giro per il mondo. Ma l'altro aspetto è che, anzi, ci sono altri due aspetti. Uno, il fatto che è un libro consolatorio, perché in fondo il messaggio del libro è che nessuno ha vinto, cioè nessuno ha vinto nella Guerra Fredda. In fondo che l'apparente vittoria del neoliberismo, del thatcherismo, del reaganismo, degli americani, eccetera, in realtà è una forzatura. E questo è un messaggio che molti in Europa e nel mondo volevano ricevere ed erano ben disposti.
L'altro aspetto, a mio avviso meno importante, ma che però ha assunto un grande peso, è il fatto che è un libro in cui lui riafferma molto chiaramente di non solo essere stato un comunista fin dalla giovinezza, come vi ho spiegato, ma di essere rimasto comunista e di rimanere comunista, pur riconoscendo le responsabilità e, se vogliamo, gli errori dei sistemi comunisti. Questo culmina in una famosa intervista, poi forse più di una, in cui gli chiedono: ma se lei avesse saputo quello che stava succedendo in Unione Sovietica, lei sarebbe rimasto comunista? Lei pensa che il comunismo valesse la pena? E lui risponde che lui non si era reso conto pienamente di quanto fossero gravi le responsabilità dello stalinismo, però se il comunismo fosse riuscito, lui avrebbe continuato anche in quel momento ad appoggiarlo. Ora, è una domanda assolutamente astratta, controfattuale, perché non è una domanda sul giudizio sullo stalinismo, bensì è una domanda sulla validità ipotetica del comunismo, a cui lui dà una risposta altrettanto ipotetica. Ma, come dire, negli anni 90 questo falso dilemma diventa centrale nella valutazione su Hobsbawm. Da un lato coloro che usano questa risposta per condannarlo come comunista sfegatato fino all'ultimo momento, dall'altro viene usato proprio dai nostalgici del comunismo per dire: vedete, anche Hobsbawm alla fine è rimasto un vero credente. Appunto, a mio avviso, questo è un modo di sminuire il lavoro di Hobsbawm. Come dire, non è su questo che lui va giudicato. Certo. Diciamo un po' che, adesso non so se più o meno è della stessa epoca, ma viene un po' contrapposto il testo di Hobsbawm al testo di Francis Fukuyama sulla fine della storia. Cioè, uno tutto, come dire, l'Occidente ha stravinto, la storia è finita, e invece il libro di Hobsbawm veniva proposto anche nella pubblicistica, sui giornali, perché sono quei classici libri che vengono molto citati ma pochissimo letti, diciamo, esatto, perché esatto. Hanno dei titoli accattivanti, anche esatto. Perché sono impegnativi, però un po' venivano contrapposti i due personaggi, appunto, uno chiaramente di stampo conservatore, sì. L'altro invece ancora no. Ma ci può ancora dire qualcosa Hobsbawm? Dobbiamo ricordarcelo? Beh, innanzitutto, come grande divulgatore storico, scusate la ripetizione, e questo è un suo merito indiscusso, soprattutto in un'epoca in cui la grande maggioranza degli storici, comprendo anche me stesso, non scrive dei libri belli, accattivanti, ma scrive dei libri, diciamo, di scarso interesse per la maggioranza del pubblico. Mettiamola in modo. Sì, ormai è così. Esatto. È un pubblico sempre più difficile da interessare, diciamo. Esatto, quindi, come dire, la capacità di scrivere quattro volumi su quello che, anzi tre volumi sul lungo 800 e poi anche uno sul 900, con una ricchezza di dati, di interpretazione, eccetera, su cui uno può anche dissentire, è semplicemente senza paragone. Quindi, come dire, se uno si prende la briga di leggere effettivamente i suoi libri, non semplicemente citare i suoi titoli, ha sempre da imparare. E questo, di nuovo, gli storici più seri, anche di destra, l'hanno sempre riconosciuto. E poi, come dire, quello che, come dire, su un altro piano, ma su un piano più generale, è anche, io ritengo, la incredibile curiosità di Hobsbawm. Di nuovo, a differenza degli storici che sono ben contenti di scegliere un argomento e di rimanere su questa via per tutta la vita, Hobsbawm è un uomo veramente di una straordinaria curiosità. Io amo citare una sua bellissima domanda a un convegno sull'Europa orientale e l'Europa occidentale, e lui chiede: ma la Svizzera e l'Albania perché sono così diverse? Sono entrambi paesi montagnosi, eccetera. Allora, la capacità di tirare fuori una domanda del genere, dinanzi a un pubblico di storici molto qualificati, eccetera, ecco,
secondo me dice molto di lui e forse in un certo senso dice tutto di lui. Sì, va bene, grazie. Grazie a lei, grazie a voi.